Ho dato la parola al consigliere Calise, prego. Grazie Presidente. Inizio il mio intervento con un commento sulle aree 30, dato che se ne è parlato molto negli interventi a me precedenti, a volte in maniera non positiva. Le aree 30 sono qualcosa di fondamentale, prima di tutto dal punto di vista programmatico, anche per il Movimento 5 Stelle sono una priorità per le città, per la convivenza tra utenti deboli e veicoli a motore. Ma perché vengono fatti? A partire da Londra, dal Regno Unito, dove sono state inventate. Perché utilizzare una velocità di 30 km all'ora abbatte del 90% la mortalità degli incidenti. Del 90%. E ovviamente, se a Londra e nel Regno Unito hanno valutato la cosa come positiva, ovviamente come costi-benefici, sicuramente anche noi dobbiamo introdurlo. Dall'altra parte, non è un risultato che si ottiene con un cartello, come è stato già detto. Non sarai tu a dover andare a 30 all'ora, ma sarà la strada che ti impedirà di andare a una velocità superiore. Quindi, fatta questa precisazione sull'importanza fondamentale per una convivenza urbana con le aree 30, ovviamente l'invito all'assessorato è, per non rischiare di avere una politica che non venga rispettata, è fondamentale, oltre ovviamente ai cartelli e la segnaletica, che ci sia un lavoro strutturale, e in molti casi non sarà possibile con i soldi a disposizione nostra. Detto questo, ho già chiarito la posizione del Movimento 5 Stelle in conferenza dei capigruppo. Noi ci asterremo su questa delibera perché non c'è stato un coinvolgimento del Consiglio Comunale. Come abbiamo già fatto presente più volte, siamo pronti, abbiamo voglia di partecipare, è il nostro dovere qui. In questa occasione non c'è stata la possibilità, abbiamo visto la delibera a giochi chiusi. La volontà poteva esserci con una semplice condivisione col Consiglio Comunale della pagina web dove erano già presenti i documenti per recepire le osservazioni da parte dei cittadini. Bastava questo. La volontà non c'è stata e di conseguenza non ci sentiamo di approvare, di votare favorevolmente questa delibera. Per quanto riguarda invece gli accordi che ci sono stati tra maggioranza e opposizione sul fatto delle approvazioni, delle proposte di modifica e degli ordini del giorno collegati, io sono rimasto un po' perplesso. Io credo che su un documento come un piano gli ordini del giorno debbano essere presentati prima per permettere all'esecutivo ovviamente di farli propri nel piano stesso. Io per questo a riguardo ho consegnato due atti in particolare, uno su dotare Milano di un documento che è la rete ciclabile strategica a partire da Reggio Emilia, che è stata premiata a livello europeo, questa è una mozione di circa un anno fa, e quella sulla mobilità, sulla logistica dei mezzi sulla scia dell'interporto di Padova, se ne fanno riferimento nel documento ma non si finanzia ancora nulla in quella direzione. Chiudo con una parte, oltre alla domanda ovviamente di come siano state recepite queste mozioni, con la richiesta di una condivisione da ora, se si vuole, si vorrà lavorare e soprattutto se si vorrà avere un parere positivo da parte del Movimento 5 Stelle, di condivisione del PUM. Questo è il prossimo passo, io lo chiedo da ora, se c'è la volontà di lavorare in maniera diversa, anche come ha fatto presente l'assessore al bilancio, cioè di condivisione, di scrittura condivisa dei documenti, dato che è il Consiglio Comunale alla fine a votarli, dobbiamo farlo da ora, dobbiamo farlo da prima che la Giunta deliberi. Detto questo, rimaniamo in attesa. Grazie consigliere Calise. La parola